che tratteremo questa mattina è il profetismo nel Nuovo Testamento, con tutto quello che segue Gesù profeta, lo spirito profetico nella Chiesa, poi la profezia come ministero, come carisma, profetismo comunitario, ministero profetico nella Chiesa primitiva. Nel dialogo contro Trifone, San Giustino, apologista celebre, morto martire nella metà del secondo secolo, fa questa argomentazione per provare che ormai la vera Chiesa è quella cristiana. Trifone è un ebreo, e contro questo ebreo dice: guarda, presso di voi non c'è più il profetismo, non ci sono più profeti, guarda adesso a noi. Noi possiamo annoverare molti e molti profeti. Il profetismo che caratterizzava la vostra Chiesa ebraica adesso caratterizza la Chiesa cristiana. La vera Chiesa è quella dove c'è il profetismo. E con questa argomentazione egli confutava Trifone, che sosteneva ancora la validità della Chiesa ebraica. La Chiesa ebraica è senza profeti, la Chiesa cristiana ha i suoi profeti, cioè il profetismo dialistico, il profetismo del Vecchio Testamento si è trasferito nel Nuovo Testamento. E noi possiamo vantare di avere i veri profeti. In realtà è così. Già aveva detto Mosè a Giosuè: magari tutti fossero profeti del mio popolo. E Gioele aveva annunciato l'era nuova, in cui lo Spirito sarebbe effuso e tutti sarebbero diventati profeti. Però come il profetismo del Vecchio Testamento fa capo a Mosè, così il profetismo del Nuovo Testamento fa capo a Cristo. Egli è il grande profeta di cui parlava Mosè stesso nel Deuteronomio, e dirà San Giovanni nel prologo verso la fine: la legge ci venne data da Mosè, ma la grazia ci venne data da nostro Signore Gesù Cristo. Dove c'è il parallelismo tra Mosè e Cristo? Mosè, Vecchio Testamento; Cristo, Nuovo Testamento. Gesù, il grande profeta, da cui tutti attingiamo la profezia, noi un nuovo popolo profetico. Dice Paolo nella lettera agli Ebrei, prologo: Dio che in molte maniere e in diversi tempi ha parlato attraverso i profeti al suo popolo, ultimamente ha parlato a noi in Cristo suo Figlio. È venuto Cristo, in cui si compiono tutte le profezie del Vecchio Testamento, cioè
Verbo di Dio che attraverso il suo Spirito aveva parlato in diverse epoche attraverso i profeti, adesso lui stesso, il Verbo di Dio, compare in questo mondo. Dopo queste cose, è detto in un testo della Scrittura, egli è venuto sulla terra e ha conversato con gli uomini. Baruch. E Gesù, che si presenta come il grande profeta, e il Padre, che nel Giordano lo addita, quando lo unge come Messia. Questo è il mio figlio diletto. In lui mi compiaccio, ascoltatelo. E Gesù, subito dopo aver vinto il maligno, che aveva ingannato gli uomini con la sua falsità, entra a Nazareth, sua patria, e facendo suo un testo del profeta Isaia 61, dice: lo Spirito del Signore è su di me, perché egli mi ha unto, mi ha consacrato, mi ha mandato. Sono le caratteristiche del profeta, il quale è stato unto da Dio, consacrato da Dio alla missione, ed è stato inviato ad annunziare la buona novella ai poveri, la scarcerazione dei prigionieri, la vista della verità ai ciechi, a rimettere in movimento gli uomini che erano caduti, risanandoli, liberandoli da ogni schiavitù. Gesù si presenta come il grande profeta, sebbene lui non amasse questo titolo. Soltanto due volte egli accenna a questo titolo che vale per sé. Quando dice, proprio nel contesto di Luca 4, a Nazareth, dopo aver chiuso il rotolo del libro, nessun profeta è accetto nella propria patria, dove lui si identifica con il profeta. Gli avevano detto: quello che hai fatto altrove, fallo anche qui. E un'altra volta, quando annunzia la sua morte: Gerusalemme che uccidi i tuoi profeti. Non si è mai detto che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Lo diceva annunziando la sua morte. Ma Gesù schivava questo titolo. Era lui più che il profeta. Era il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, annunziato dai profeti. Era il Salvatore. Però egli come Salvatore annunzia la verità, la buona novella, compie l'opera di Dio che è proprio del profeta. E a Cristo che dobbiamo rifarci per comprendere il profetismo del Nuovo Testamento, che diverso dal profetismo del Vecchio Testamento, sebbene nel fondo c'è sempre Dio che parla, Dio che deposita la sua parola nel profeta. Il Nuovo Testamento è l'adempimento di tutta la profezia del Vecchio Testamento. In Gesù tutte le profezie si compiono.
e i profeti del Nuovo Testamento ripetono Gesù, esplicano Gesù, danno Gesù. Anzi, questa è la caratteristica, come dirà Giovanni, capitolo 4 della prima lettera, questa è la caratteristica da cui noi conosciamo il vero profeta del Nuovo Testamento, il quale è colui che confessa che Cristo è il Signore. Gesù associa a sé gli apostoli, li manda come profeti ad annunziare il suo regno. Poi promette lo Spirito, completerà l'opera sua, gli insegnerà a parlare secondo verità. Lo Spirito gli insegnerà a voi tutta la verità, vi rivelerà le cose future. Voi mi renderete testimonianza davanti a tutti gli uomini nella forza dello Spirito. È asceso al cielo, secondo la promessa fatta, Gesù manda lo Spirito a Pentecoste e lui che apre il suo cuore e versa dal suo cuore lo Spirito del Padre, il quale scende a Pentecoste su Maria nostra Madre, sugli Apostoli, su tutti i presenti in quel cenacolo. Le porte si spalancano, le fiamme ormai sono scese nel cuore dei primi credenti, è lo Spirito che parla. Adesso lo Spirito si fa parola in ciascuno di loro e annunciano il mistero, annunciano il Cristo. È in mezzo a voi il Signore. Gesù è il Salvatore, è colui che Yahweh ha mandato. Pietro grida, grida negli altri apostoli, annunziando Cristo, perché Cristo è l'adempimento delle profezie fatte da Dio ai nostri padri, perché è Cristo che il Padre intendeva dare agli uomini come propria salvezza. E da allora, dalla Pentecoste, lo Spirito abita nella Chiesa e sono vere le parole di Pietro che applica ai cristiani, le parole di Gioele profeta: lo Spirito del Signore è sceso, uomini e donne non c'è differenza, giovani e vecchi non c'è differenza, liberi e schiavi non c'è differenza, tutti sono rinati in Cristo, creature nuove, e tutti sono animati dal suo Spirito, tutti sono profeti, tutti possono parlare, possono avere visioni, sogni, ma tutti avranno la parola della vita in bocca. Tutti sono profeti che portano questa parola nella propria vita e testimoneranno che Cristo è il Signore. Il profetismo del Nuovo Testamento ha appunto questo primo grande significato. Un popolo consacrato a Dio nello Spirito Santo, che è spirito di profezia. Un popolo che vive in profezia la propria fede, un popolo che si fa parola agli uomini, perché tutti credono in colui che il Padre ha mandato. Dirà Giovanni nell'Apocalisse: la testimonianza della vita è lo spirito di profezia.
noi testimoniando nella nostra vita di fede, nella nostra coerenza tra quello che diciamo e quello che facciamo, noi che non arrossiamo di proclamare la nostra fede davanti a tutti, noi siamo i veri profeti del Nuovo Testamento, è il vero profetismo. Nel Nuovo Testamento è questo popolo che crede, questo popolo che professa la propria fede in Cristo Signore, questo popolo che condanna il male e auspica il bene nella luce di Cristo, nella grazia di colui che il Padre ha mandato per la salvezza dell'uomo. Accanto a questo profetismo, che possiamo dire un profetismo ecclesiale, un profetismo connesso col nuovo modo di essere figli di Dio in Cristo Gesù, noi però troviamo un profetismo particolare che si distingue da questo profetismo comune connesso con l'essere cristiani e con l'essere partecipi del triplice modus di Cristo, quello sacerdotale, regale e profetico. Difatti noi troviamo alcune persone tra i cristiani insigniti di un particolare dono profetico, di una grazia distribuita da Dio. E quando noi parliamo di profetismo del Nuovo Testamento, noi ci riferiamo in maniera particolare a questi nuovi profeti del Nuovo Testamento, profeti che noi troviamo nell'era, diciamo, primitiva, nell'era apostolica, nell'era subapostolica, profeti che adesso rivediamo in massa nel movimento carismatico, profeti che però mai sono mancati nella Chiesa attraverso i secoli, cioè persone particolari che hanno avuto il dono della profezia e la missione di parlare al popolo nel nome di Dio. E adesso osserviamo con calma, con serenità, questi profeti del Nuovo Testamento, vediamo di individuarli chi sono, vediamo le loro caratteristiche e poi faremo un esame sui criteri per riconoscere questi nuovi profeti del Nuovo Testamento che sono posti a fondamento della Chiesa, la quale, come dice l'Apostolo agli Efesini, poggia sugli Apostoli e sui profeti. Profeti del Nuovo Testamento possiamo elencarli in questa maniera. Il primo dei grandi profeti del Nuovo Testamento è certamente Maria, nostra madre. Il Magnificat è una profezia. Maria si rifà ad Abramo, alla promessa di Abramo, e dice che in lei si è compiuta la promessa fatta ad Abramo. Abramo, l'uomo della fede, Maria, la donna della fede. Abramo ha creduto all'incarnazione,
anche l'incarnazione in sé e crede che quel figlio promesso ad Abramo è il compimento della promessa fatta dal Padre. Quel figlio è il Redentore del mondo in cui saranno benedetti tutte le genti. Accanto a Maria troviamo anche Zaccaria, quando la sua bocca si apre e nel Benedictus si ricorda ancora lui di Abramo e annuncia che quel bambino sarà grande, tu sarai profeta dell'Altissimo, annuncerai le cose meravigliose di Dio. Troviamo anche Elisabetta, madre di Giovanni, beato te che hai creduto, perché in te si compiranno le promesse di Dio, e piena di Spirito Santo. Sono profeti, diciamo, investiti da Dio occasionalmente, in quel momento, ma sono figure di grandi profeti. Compiono la loro missione, così in un breve spazio di tempo, ma è una missione profetica, quella che compiono Maria, Zaccaria, Elisabetta. Ma il primo vero grande profeta è Giovanni Battista. Gesù tesse l'elogio di Giovanni Battista. Egli precede Cristo, annuncia Cristo, prepara la via a Cristo. Cristo si fa battezzare da Giovanni. Cristo addice Giovanni come il vero profeta, il grande profeta, più che profeta, egli ha lo spirito di Elia, il grande profeta del Vecchio Testamento. Soltanto enumeriamo adesso. Altri profeti del Nuovo Testamento. Qui ci sarebbe tutta la storia di Giovanni, la profezia di Giovanni, ma mettiamo da parte. Simeone, quando vede il bambino nelle sue braccia, riconosce in quel bambino la luce di tutto il mondo. La luce è venuta, la salvezza di Israele, lo posso morire. Anche Anna, la profetessa di 84 anni, che ha vissuto sempre nel Tempio, anche lei ha ricevuto la parola del Signore, quel bambino è il Salvatore, e annuncia tutto Gerusalemme, camminando di porta in porta, che il Salvatore è venuto. Sono le prime figure del profetismo neotestamentario, ma i profeti del Nuovo Testamento vengono subito dopo l'effusione dello Spirito. Questi primi profeti sono stati toccati dallo Spirito, ma quando lo Spirito scende dalla Chiesa, allora i carismi di profezia si posano su alcune persone. Parleremo appresso del carisma della profezia. E allora abbiamo noi un carisma profetico e un ministero profetico che consegue al carisma, al dono dato da Dio ad alcune persone per l'edificazione della Chiesa. Troviamo Agabo, è un profeta, il quale annuncia la carestia, è un profeta che vede il futuro, annuncia la carestia, per cui la Chiesa si muove in seguito alla profezia per dare soccorso alla Chiesa di Gerusalemme. Agabo
annuncia a Paolo la prigionia in Gerusalemme, entrando nell'assemblea di preghiera, vede una cintura di cuoio, lo spirito del Signore lo invade, agita quella cintura. E dice, colui a cui appartiene questa cintura, dice lo Spirito Santo, sarà catturato e portato in Gerusalemme per essere giudicato. Tutti si guardano in faccia e la cintura di Paolo. I cristiani si premurano a persuadere Paolo di non andare a Gerusalemme, ma Paolo va ugualmente, nonostante quella profezia. Anzi, riconosce in quella profezia un annuncio di quello che verrà per lui. Ci sono le quattro figlie dell'evangelista Filippo, colui che aveva evangelizzato l'Etiope, che era il ministro di casa della regina Candace. Aveva quattro figlie, erano profetesse. Esercitavano il ministro profetico nell'assemblea. Vedremo qui, c'è un primo accenno al profetismo, diciamo, assembleare, ossia quel profetismo che noi crediamo nei nostri gruppi di rinnovamento. Altri profeti nominati. Nella chiesa di Antiochia ci sono profeti e dottori. Barnaba, Saulo, Manaen e altri due. Essi pregano lo Spirito Santo, un bel giorno dà una profezia attraverso uno di loro. Separatemi Barnaba e Saulo per un'opera a cui io li destino. Si mettono in digiuno, impongono le mani, hanno fatto discernimento che quella profezia viene da Dio e li inviano in missione. Giuda e Sila sono apostoli e profeti, vengono nominati tra profeti. Sono per giù questi i nuovi profeti nominati nel Nuovo Testamento, ma ci si accorge leggendo soprattutto la Didache, soprattutto il pastore di Erma, che ci sono di diverse persone investite di carisma profetico e di ministero profetico nelle diverse chiese. Per cui noi abbiamo un vero profetismo nel Nuovo Testamento, che è un ministero che viene esercitato nelle diverse chiese. Abbiamo profeti vaganti, cioè profeti che girano attraverso le chiese per animare le comunità cristiane, e ci sono profeti residenziali in alcune chiese. Però il profetismo, cioè quello viaggiante, o meglio itinerante, sia il profetismo residente, è chiaro nelle prime, nelle prime comunità cristiane, per cui possiamo debitamente parlare di un profetismo cristiano come ministero, affidato da Dio accanto al ministero apostolico. E come vi dicevo, la Chiesa viene fabbricata sugli apostoli e sui profeti. Quando Timoteo non essere fatto vescovo, si fece un po' il discernimento, e allora i profeti indicarono Timoteo, un giovanetto, come vescovo. Ed era Paolo
tu sei stato ordinato per indicazione dei profeti. Cioè i profeti indicarono chi doveva essere il vescovo. Nessuno si sognava di scegliere un giovanetto come vescovo. C'erano tanti barboni. Invece Dio, con suo sguardo, come già su Davide, così su Timoteo, e sulla parola dei profeti, viene ordinato vescovo, con l'imposizione delle mani. Dunque avevano un ruolo. Avevano un ruolo accanto agli apostoli. Vengono prima gli apostoli e poi i profeti. Più tardi vengono gli episcopi e vengono i diaconi, poi vengono i presbiteri nell'evoluzione. Poi le cose cambiano. Vengono gli episcopi, poi i presbiteri e poi accanto vengono i profeti. Ma secondo un libro importante, non canonico, ma il più importante dei libri non canonici, la Didache, i profeti vengono considerati sommi sacerdoti. E quando c'è da celebrare l'Eucaristia, se manca l'Apostolo, presiede il profeta. Comunque questo voglio osservare, che il profetismo esiste nella Chiesa cristiana, fin dagli inizi. Ma fin dagli inizi si pone la questione dei profeti sicuri, dei profeti non sicuri, dei profeti veri, dei profeti falsi.